Bentornati nella nostra rubrica Dalla Terra alla Padella. Ci troviamo al ristorante Anthony Marra a Castellana Grotta in provincia di Bari, nella regione più bella del mondo, Puglia. E a fianco a me il patron chef Anthony Marra. E oggi, Anthony, che magie ci fai svelare oggi? Ciao Valeria, ciao a tutti, benvenuti nella mia cucina. La ricetta che andremo a proporre oggi sarà una calamarata con un ragù di polpo, melanzana e della vodka. Prepariamo le nostre basi con i nostri ingredienti. Abbiamo del polpo precedentemente sbollentato, della melanzana, della cipolla, dell'aglio, del sale, del pepe, dell'olio extravergine di oliva, della vodka e della salsa di pomodoro. Iniziamo la nostra ricetta preparandoci la nostra mise en place per quanto riguarda il nostro soffritto. Quindi prendiamo la nostra metà cipolla in questo modo, incidiamo dei taglietti molto superficiali in questo modo e poi iniziamo il nostro trito. Ovviamente da casa, se non avete un tagliere molto grande, se non avete lo spazio, se potete tranquillamente dare una bella tritata al volo nel modo in cui vi trovate più comodi. Prendiamo la nostra cipolla, la andremo a mettere nella nostra padella in questo modo qui e successivamente passiamo all'aglio. Prendiamo mezzo spicchietto d'aglio dopo averlo pulito, controlliamo se all'interno sia presente l'anima e quindi ce l'andiamo a togliere in questo modo. Perché andiamo a togliere l'anima? Perché l'anima è la parte più acidula, dove presentano una quantità di oli essenziali che potrebbero dare un profumo eccessivo al nostro preparato. Semplicemente in questo modo. Prendiamo il nostro coltello e facciamo capire. Mi sono spaventata, Anthony. Anthony, ma come hai fatto a tagliare la cipolla e non hai neanche pianto un poco? Beh, poi col tempo gli occhi si abituano, quindi tutto diventa, tra virgolette, normale, di routine. Però un piccolo segreto c'è per non piangere. Praticamente dopo aver pulito la cipolla basta immergerla in acqua e ghiaccio, automaticamente la spiritosità della nostra cipolla va via e quindi abbiamo, diciamo, risolto un po' questo problema che a volte succede, ma due lacrime non guastano neanche, ci vogliono anche quelle nella vita. Ora accendiamo il nostro soffritto, come vedete abbiamo aggiunto dell'olio extravergine di oliva, facciamo partire a fiamma molto viva il nostro soffritto e successivamente ci andremo ad aggiungere il nostro polpo all'interno. Quindi puliamo il nostro tagliere in questo modo, prendiamo il nostro polpo. Io consiglio sempre, prima di cuocere il polpo, di dargli una mezza sbollentata, quindi quarto d'ora, poi dipende dalla pezzatura del polpo che andiamo ad utilizzare. Qui parliamo di un polpo che a crudo aveva un peso netto di 450 grammi circa. Dopo una prima fase di sbollentatura il polpo perderà il 50% del suo peso, quindi quando andiamo a fare la spesa badiamo molto a questa cosa, perché magari sulla ricetta c'è scritto 250 grammi di polpo, ok, ma noi parliamo di polpo a netto, non parliamo di polpo nella fase iniziale, quindi quando è crudo, no? È importante questo perché ci permetterà di dare le dosi giuste al nostro preparato. Come vedi, la nostra cipolla inizia a imbiondire, quindi ci versiamo il nostro polpo. Questi sono gli ingredienti per quante persone, porzioni? Qui tranquillamente escono dalle 3 alle 4 porzioni, tutto dipende anche dalle persone.
quanto mangiano. Certo. Però tranquillamente riusciamo a garantire nel totale una porzione da 90 grammi cada uno, quindi. E questo è un antipasto? Questo è un primo piatto. È un primo piatto. Come ti dicevo, calamarata. Calamarata uno può immaginare che sia il calamaro. No, calamarata è il tipo di pasta che andremo a utilizzare per questa ricetta e prende il nome proprio dalla sua forma, no? Come l'anello del totano, questo anello di calamaro. Ma in realtà è solo ed esclusivamente una pasta. Per questa ricetta consiglio l'utilizzo di una pasta fresca, quindi tempi di cottura brevi, difficoltà bassissima, tempo di realizzazione molto veloce, perché praticamente una volta ora messa la melanzana, una volta allungato col ragù, sfumato con la vodka, cosa succede? Dobbiamo solo trovare qualcosa da fare, perché il nostro ragù deve solo cuocere. Quindi nel frattempo cuciniamo la pasta. E nel frattempo non solo cuciniamo la pasta, ma potremmo anche fare qualcos'altro, nel senso che non è una ricetta che richiede una presenza di un operatore fisso, quindi una volta allungata con dell'acqua il nostro ragù, la mamma, la nonna che ci segue, può andarsi a fare magari qualche altra commissione in casa e diventa tutto molto più versatile. Quindi a questo punto, non ci fate caso, sono situazioni che mi prendono particolarmente le fiamme, quindi a casa basta abbassare un po' la fiamma, versare piano piano la nostra vodka e non avrete questo effetto un po', tra virgolette, esagerato. Ci andiamo a allungare il nostro polpo con un po' d'acqua di cottura che ci servirà per cuocere la nostra pasta e in questo modo facciamo deglassare, quindi facciamo in modo che i profumi, gli odori di questa tostatura, di questo polpo, possano praticamente miscelarsi con il nostro liquido. Dimmi, Valeria. No, infatti stavo dicendo, si sente proprio, già immagino che lo cucino a casa e tutti i vicini di casa dicono: ma cosa sta cucinando di buono? Quindi a questo punto, a cosa ci serve mettere un po' d'acqua nel nostro polpo? Punto primo, per ultimare la cottura del polpo stesso. Punto secondo, andremo ora con la nostra melanzana. Melanzana che non verrà né sbollentata né prefritta, niente, verrà tagliata a cubetti e messa in questo liquido. Liquido che ha un sapore già, che è pronto a non solo ricevere il sapore della melanzana, ma soprattutto è pronto a dare qualcosa. Queste due, diciamo, combinazioni fanno sì che il risultato sia molto ricco, quindi le due parti si arricchiscono a vicenda. Ora, melanzana semplicissima, tagliamo lo stelo, iniziamo una parte. Questo voglio che sia chiaro e sia importante: quando si usano gli utensili da cucina come coltelli, mestolame, romevare, non bisogna né interpretare né improvvisare. Abbiamo preso la nostra melanzana, fatto un taglio preciso, messa in questo modo dritta, abbiamo tagliato la prima fetta, ci siamo creati la base. Da questo momento in poi noi non avremo nulla che cammina, sfugge un taglio, quindi questo è un consiglio veramente utile e importante per poter lavorare in sicurezza. Quindi ci prendiamo le nostre fettine di melanzana, usate un coltello a lama liscia, utilizzate la punta perché scivola in maniera molto più veloce, mentre per quanto riguarda la parte della buccia partiamo con la punta e poi andiamo a utilizzare proprio il principio del trinciante in questo modo qua. La nostra cubettata di melanzana è pronta, come vedete è una ricetta veramente veloce, nonostante
stia parlando, gesticolando, ci voglia veramente poco tempo. Ed è bello che sono semplici cubetti. Assolutamente. Che chiunque poco lingua, sforzo, sì. Una ricetta che tutti possono riprodurre a casa. Il liquido che vi dicevo prima, altro valore. La melanzana non scotta, la melanzana non viene soffritta, viene coccolata dal nostro liquido, perché il termine giusto secondo me è proprio coccolare, in questo modo qua. Lasciamola appassire leggermente, quindi non andiamo con una fiamma eccessiva. Ma non è che la melanzana copre un po' gusto del polpo in questo caso? Assolutamente no, perché ti spiego, il polpo già in sé per sé è ricco di profumi, ricco di sapori, sentori marini e quant'altro. La melanzana è un accostamento che è vero, sì, lei si unisce al polpo, ma è elegante. È come se chiedi il permesso al polpo di bilanciare la nostra ricetta. E in più, quella tostatura iniziale al polpo, quello sprint con la vodka, ha fatto in modo che il polpo si rivestisse ancora più di carattere. E quindi dice, in questa ricetta comando io, però tu mi accompagni in questo percorso di gusto. Non ci fate caso. Come vedi, la nostra melanzana già inizia ad appassirsi. Prima di andare con la nostra passata di pomodoro, se è il caso, ci aggiungiamo altri due mestolini d'acqua, perché la melanzana non è diventata come la ricetta desidera. Nel frattempo, già in questo caso, ci possiamo fermare due minuti, magari prenderci un caffè con un amico, una vicina, qualcuno che ci viene a fare visita. Come vedi, Valeria, dopo qualche minuto la nostra melanzana ha iniziato a fare le fuse al nostro polpo. Qualche quindi minuto quanto? Saranno passati circa tre minuti, non di più. Quindi come ci possiamo accorgere che la nostra melanzana sta rispondendo a quello che noi desideriamo? Semplicemente prendete una forchetta, un qualcosa, o una pinza, però è lo stesso, e andiamo a pigiare, come vedi, nel cuore, ed entra, ok? Quindi deve essere facile, diciamo, di... deve entrare con nonchalance. Quindi io ti dico anche una cosa: se a casa non si ha o non si vuole aspettare la cottura della salsa di pomodoro, della passata insieme al nostro ragù, basta aggiungerci un altro leggero filo d'olio, ultimare un altro po' la cottura, e anche con questa base abbiamo un primo veramente eccezionale, gustoso, con profumi e sentori che veramente lasciano il segno al nostro palato. A questo punto noi procederemo con l'aggiunta di un po' di passata di pomodoro, non eccessivamente. È un ragù molto snello, quindi calcoliamo un mestolo e mezzo per persona. Quindi è ragù semplice o no? È una passata di pomodoro, quindi è un pomodoro pelato che viene frullato e portato in questo modo. Prendiamo il nostro mestolo, in questo caso in osso, ci diamo una bella girata, diamo così, perché quando poi mi macchio un po' la giacca divento isterico, meglio tralasciare quella parte di me. Ecco perché hai la giacca nera. Uno dei miei colori preferiti. Allora, portiamo a una prima fase di ebollizione il nostro pomodoro, quindi inizierà a pippettare in maniera energica in questo modo qua. E qua bisogna smettere con il caffè e stare attenti. Assolutamente, questa è la fase numero 2, cioè dedicarsi qualche minuto al nostro ragù, e andiamo ad allungare il tutto con 2-3 mestoli d'acqua. Ovviamente nell'acqua non c'è il sale. Assolutamente. Visto no. Che di solito si usa. No. Ok. L'acqua generalmente, o sempre per quanto mi riguarda, va salata qualche secondo prima
di immergere la nostra pasta. Ok. Quindi, come vedete, il nostro ragù non è un ragù molto salzato, un ragù molto... c'è questo legante di passata, ma anch'esso non è invasivo. Una volta raggiunta la prima ebollizione, come puoi vedere e sentire i profumi, lo lasciamo cuocere per circa 15-20 minuti a fiamma bassa. Il sugo, dicono a Napoli, deve pippettare, deve fare queste bollicine simpatiche qua. Nel frattempo portiamo la nostra casseruola con dell'acqua in cottura, quindi facciamo raggiungere anch'essa l'ebollizione e ci prepariamo per la cottura della nostra calamarata, della nostra pasta. Sono curiosa proprio di vedere com'è questa pasta calamarata. Ok, l'acqua bolle, noi ci prendiamo un pizzichino di sale. Va. Tu usi il sale grosso o sale fino? Per la pasta uso il sale grosso, rigorosamente. Non c'è un sì, un ma, un perché. La quantità di sodio, la quantità salina nel sale grosso è diversa da quella che è nel sale raffinato. Quindi qui non è questione di interpretare, qui è questione di eseguire e basta. Se ti incuriosisce qualcosa puoi chiedermi tutto quello che vuoi, io ti vedo, io osservi, io parlo in maniera veloce per cercare di dare più nozioni possibile, però qualsiasi curiosità, qualsiasi domanda, non esitare. Diciamo che io spesso sbaglio con il sale, quindi non riesco mai a capire quanto sale devo mettere. E quindi vedendoti così, come è messo quella giusta e quella... vabbè. Ovviamente l'esperienza ti porta sempre a migliorare. Devo cucinare più pasta, insomma. Devo cucinare tutto, di più. Però c'è una regola che su un litro d'acqua... comunque dovremmo essere intorno ai 6 grammi di sale. Ovviamente quando andiamo a preparare l'acqua per la cottura della pasta, che facciamo? Andiamo a misurare, non ne usciamo più. Quindi ora la nostra calamarata. Ho capito perché si chiama così, te l'ho spiegato prima, hai visto? È giusto. Quindi prendiamo la nostra calamarata, ce la mettiamo dentro l'acqua. Ovviamente l'acqua deve bollire, è importante questo, gli diamo una leggera mescolata e aspettiamo che la nostra pasta abbia la metà cottura del tempo prestabilito. Quindi se ci vorranno 10 minuti, noi a 5 minuti andremo a tirar fuori la nostra pasta e la faremo unire con la salsa che l'aspetta. Dove continuerà la sua cottura? Ultimerà la sua cottura con una fuoriuscita particolare di amido che ci servirà a dare quella cremosità al nostro piatto, quella bavosità, quel nappare la nostra lingua e quindi gustare con questa coccola al palato il nostro primo piatto. Insomma, da fare la scarpetta. Fondamentalmente quella si fa sempre, quindi è importante anche questo. Come vedi, ci è voluto veramente poco. Qualche piccolo consiglio, qualche piccola accortezza ed escono fuori veramente dei piatti che non mangi tutti i giorni. E quindi quando il marito, il figlio arriva a casa, la nostra mamma ha dedicato del tempo alla cucina, è giusto che venga gratificato questo tempo. E se cuciniamo sempre la stessa cosa, la risposta che si ha, invece se noi diamo un tocco di allegria anche in cucina, anche nel gusto, cambiando, variando con dei giochi minimi di cambiamento, è un conto, ma che buono, dove, come... E tu ti senti orgoglioso, certo, di aver fatto qualcosa che ha reso felice. Sì. E che non ci è voluto così tanto tempo. E che non ci è voluto neanche così tanto tempo. Ma ti dirò di più, se la domenica si fa il polpo insalata, che dalle parti nostre, noi siamo pugliesi, quindi è un rito, non dico propiziatorio, ma stiamo lì, e ci rimane del polpo lesso e non sappiamo, noi per questo poco polpo,
magari accontento mio figlio, non accontento mio marito, la soluzione la troviamo. Accontentiamo tutti, al posto di metterlo come antipasto, lo usiamo come base per un primo piatto e abbiamo accontentato tutti. Perfetto. I nostri minuti sono quasi giunti al termine, quindi ci siamo veramente quasi. Cosa non ho fatto di proposito? Perché a casa vi diranno, vabbè, ma la melanzana, la salsa di pomodoro, lo chef non l'ha salata, non l'ha... No, attenzione. Innanzitutto, quando c'è un prodotto ittico, dobbiamo andare in punta di piedi col sale. Uno, perché si rischia di avere una sapidità eccessiva e quindi un male. Due, potremmo coprire quello che è il gusto principale di questo piatto, cioè il polpo, con una sapidità che non serve a nulla. Quindi, quando andremo a immergere, prima di immergere la nostra pasta, andremo a assaggiare il nostro ragù e nel caso ha bisogno di una correzione che deve equilibrare, la parola chiave di un piatto è equilibrio, equilibrare un piatto, allora ci andremo ad aggiungere il nostro tocchettino di sale, in questo caso fino. È giusto. Ora prendiamo due cucchiai di lì, vado io. Anthony, ma è sbagliato dire che il sale grosso è più salato del sale fino? No. Quindi ed è giusto? No. Neanche. È sbagliato. È sbagliato. Nel senso che è la quantità salina che è diversa ed è la quantità anche di acqua presente nel nostro sale che è diversa. Fondamentalmente sembrano quasi la stessa cosa, però ovviamente cambia l'utilizzo. Quello dà un certo diciamo un certo risultato in un tipo di procedimento, in una modalità di cottura. Il fino dà il suo perché a un'altra modalità di cottura. Poi faremo un piccolo diciamo tutorial anche su sale, pezzi di carne, come acquistare, come scegliere, come comprare, perché è importante che tutto questo parta dall'inizio, quindi. Certo. Perfetto. Io ci tengo che tu assaggia. No. Sì. Un tocchettino di sale ci vuole. Allora, è giusto. Avevo paura, tu da chef devi usare meno sale, o no? Tocchettino di sale, perché abbiamo la salsa di pomodoro che ci dà questo retrogusto un po' sudo. Ci andiamo a mettere anche qualcosa che ci dà uno sprint in più. Pizzichino sottilissimo di pepe, che nel nostro versante barese è molto amato. A questo punto prendiamo un nostro utensile di cucina chiamato mandolino per la forma. E non si usa il ragno? Il ragno in cucina esiste, sì, ma serve per i fritti, perché è una schiumarola con tipo una ragnatela diciamo disegnata sopra, che ci permette di filtrare meglio quelli che sono gli oli nel momento in cui andiamo per a tirare. Non c'entra niente. No, per la pasta è più comodo il mandolino, perché come vedi lo immergi dentro e la pasta non ha scampo, è molto semplice. È giusto. Mentre col ragno potrebbe uscire da un lato o dall'altro, quindi consiglio il mandolino. Poi come vi trovate? Allora, abbiamo fatto rapprendere la nostra salsa alla pasta. Ovviamente la cottura non è ultimata della pasta, come ti dicevo prima. Cosa andremo a fare? Quest'acqua, che è tesoro perché ha parte degli amidi scaricati dalla nostra pasta, andrà a allungare il nostro preparato, ultimando la cottura della nostra calamarata, e successivamente ci farà rilasciare gli amidi della pasta per avere quella famosa cremosità, sì, che noi tanto parliamo. Ok.
che nel caso mio non deve essere molto salata l'acqua anche della pasta, se no mettendola dentro un scottex sarà ancora più salato. Vabbè, nel caso mio assolutamente. Io che sbaglio sempre. Allora, in cucina si dice de gustibus non disputandum est, cioè ognuno di noi ha i nostri gusti e è importante tenerne atto, ma si dice anche tecnicamente che il palato va educato. Quindi a volte è importante magari farsi coccolare, farsi educare da uno chef, un operatore di sala, un professionista del settore che vi dirà perché lo chef ha deciso che questo piatto va mangiato con questa sapidità, che senso ha. Ovviamente ci deve essere una spiegazione tecnica e anche scientifica molto spesso, quindi questo è importante che ci sia. Quindi andare al ristorante è come andare alla scuola. Quasi. Andare al ristorante è come fare una visita guidata. No? Uno va, entra in un posto, apprezza le sue bellezze, apprezza quello che ci offre. Però nello stesso tempo, quando noi vediamo un quadro che ci può sembrare, no, dici, ma che cos'è? No, non lo riusciamo ad apprezzare in maniera immediata. Ci deve essere qualcuno che ti spiega, ascolta, questo quadro è così perché la frittura si mangia senza sale, perché facendo una frittura di paranza il merluzzo ha un suo gusto, il polpo ne ha un altro, il calamaro ne ha un altro, la triglia ne ha un altro. È bello gustare, fare in modo che il nostro palato possa ricevere e conoscere tutte le varie sfaccettature del gusto, quindi come avere un arcobaleno colorato di tanti colori, ed è giusto rispettare la materia prima in questo. Poi un pizzichino, se proprio all'inizio non si riesce a, ci sta, le cose si fanno graduali, poco per volta, no? E quindi però poi ci si arriva che quando si mette il sale, oh, no, non mi piace, allora lì il mio lavoro ha avuto compimento, quindi la soddisfazione più grande è aver portato il cliente, il commensale, sulla strada giusta. Giusto, bello, veramente interessante. Allora, come vedi, la nostra calamarata inizia a mantecare con la nostra salsa, i liquidi in eccesso evaporano, quindi resta solo la parte un po' più densa. E a questo punto io spengo la fiamma, vado con un leggerissimo filino d'olio, Evo. Perché Evo? Extravergine di oliva, per non dire la parola extravergine, perché è un po' un processo regresso che mi ha turbato, va. E andiamo con Evo. Come puoi sentire, chi a casa non sa fare così, basta una mescolata. Non sa fare così, a casa lo faccio così. Allora, in questo modo. Perfetto. Okay? Importante far entrare un po' di aria fredda che abbassa leggermente la temperatura del nostro preparato. Gli amidi scaricano, la parte collosa amidale entra in azione e si crea la nostra cremina. Quindi a questo punto siamo pronti per impiattare. Vieni Valeria, che ora procediamo al nostro impiattamento. Prima però, qualche secondo, voglio farvi vedere questa cosa qui. Abbiamo delle melanzane leggermente piastrate, se ce le abbiamo è un valore in più, altrimenti va bene comunque. Quindi pizzichino di sale sulla melanzana, pizzichino di pepe sulla melanzana, un goccino di origano che dà quel profumo mediterraneo, un filino d'olio. Nel frattempo lo lasciamo qui per qualche secondo, nel frattempo impiattiamo il nostro piatto. Quindi vogliamo in questo modo qua. Allora, 90 grammi sull'occhio sono... Allora, prendiamo
la nostra pasta in questo modo, ci prendiamo qualche pezzettino in più di polpo di melanzana, piatto ricco come dicono tutti, mi ci ficco pure io, perché gli altri sì e io no, non ho capito. Allora, in questo modo qui, togliamo. Ora ci andiamo ad aggiungere un tocco di fresco al nostro piatto. Ok, queste melanzanine qua. Una torretta. Sì, a me piacciono tutti i piatti in altezza, non so perché, è una questione. Boh. A questo punto finiamo con una leggerissima spolverata di origano. Origano. E il nostro piatto ta-da! È servito. Pronto per essere gustato. Valeria, io concludo dicendo, come ogni video ricetta che facciamo, sì, sì, una cucina senza saperi è una cucina senza sapori. Ciao. Grazie Anthony. Ciao a tutti.